naturalmente è stato tutto illustrato in maniera molto copiosa dai consiglieri di minoranza, però permettetemi un attimo una ricostruzione in termini anche numerici, perché a seguito della variante delle attività produttive si è proceduto il 16 maggio 2012 a una convenzione tra la Copeco SRL e il Comune di Luciano, dove la società riconosceva al Comune 536.631 euro quale unità di utilità economica che l'ente doveva ottenere per l'intervenuta modificazione della destinazione d'uso. Ora, nella convenzione sostanzialmente si prevedeva che la società o versava la somma di 536.131 oppure, in base all'articolo 9, potesse essere autorizzata a eseguire opere di urbanizzazione e di adeguamento. Ad oggi risulta che in data 30/12/2011 la Copeco SRL aveva versato il 10% della somma, quindi 53.663, residuando quindi un'esposizione di 482.967. Ora però, analizzando l'articolo 9, si dice appunto che entro 30 giorni dalla stipula l'amministrazione può richiedere opere di urbanizzazione o di adeguamento. In tale ipotesi, la società proponente sarà tenuta alla presentazione al protocollo del Comune di Mociano Sant'Angelo di un progetto esecutivo entro e non oltre 180 giorni dalla ricezione, pena l'applicazione di una penale. Se entro 300 giorni, a partire dal 180 giorno, deve essere corrisposto il punto A, cioè l'opzione andava ad essere caducata, cioè si poteva scegliere se c'era stata una richiesta, ma se era inadempiente la società, naturalmente vigeva solo il pagamento della somma. Quindi io penso che il punto focale oggi, oltre alle richieste che sono state fatte da noi consiglieri di minoranza, sia non più la realizzazione dell'opera, ma il pagamento della somma, appunto perché c'è un danno erariale, una penale che nella corrispondenza non viene erogata. Inoltre è vero che chiede sì una proroga, ma mi chiedo, il decreto del fare copre questa proroga, cioè il nostro caso rientra nella vigenza normativa? Normativa che anche nell'ultima delibera, nell'11/7/2016, a pagina 2, si riporta con, ha evidenziato che il termine traslato rispetto all'origine per l'intervenuta disposizione normativa non viene citata, non viene citato il passo. Quindi, se io sono convinta che c'è l'applicabilità di una norma, riporto il testo, non cita la referenza normativa, non cita il passaggio normativo. E quindi io penso, o perlomeno pensiamo, che non ci sia la copertura normativa del decreto del fare su questa proroga. Inoltre, la proroga perché non viene portata in consiglio? Inoltre, l'oggetto dell'intervento, che quindi aveva l'oggetto un bene che è vincolato perché ricorrono i tre requisiti, ormai è un bene che sono trascorsi in essere da più di 50 anni, l'autore non è più in vita, insomma si applicano i presupposti del decreto legislativo 42/2004. Mi chiedo perché si è proceduto alla procedura di non assoggettabilità al vincolo anziché un semplice parere alla sovrintendenza? Cioè, quella è la differenza. Il parere alla sovrintendenza in 60 giorni ti dice come devi operare. Invece, per quanto riguarda la seconda procedura, ci abbiamo messo quasi 2 anni. Il danno? Nessuno nella corrispondenza, nel carteggio che ci avete inoltrato, ha sollevato questa cosa? Inoltre chiedevo un'ultima domanda. Ma il lotto è funzionale? Questo è il fulcro del problema. Perché questo? Se noi facciamo un intervento parziale, e quindi mi riallaccio sul processo, sul progetto esecutivo, il progetto esecutivo ha una, diciamo così, una diversità a livello economico di 500.000 euro, perché se il progetto è definitivo è normale che devono essere acquisiti ancora i pareri, ma tra il definitivo e l'esecutivo due sono le cose: o voi lo sapevate prima che c'era una sperequazione economica, o comunque poi qualcuno deve andare a casa. Quindi alle richieste fatte dalla minoranza per iscritto vi pregherei di aggiungere anche la trasmissione all'ANAC della convenzione, segretaria se può appuntare,
nonché della delibera di 2016. Quella, sì, la numero 84 dell'11/7/2016, da parte di tutti i consiglieri di minoranza, grazie.